Come abbiamo detto la volta scorsa, il Settecento è il secolo delle grandi rivoluzioni. Abbiamo citato la Rivoluzione americana, la Rivoluzione francese e, sul finire del Settecento, vedremo poi la Rivoluzione industriale. Rivoluzione è una parola che già conosciamo, avevamo visto la Rivoluzione scientifica del Seicento. È un termine che viene preso in prestito dall'astronomia, cioè la rivoluzione è il movimento di un pianeta intorno al Sole, intorno alla sua stella. Quindi vuol dire cambiare totalmente la propria posizione. In storiografia si indica con il termine rivoluzione quindi un cambiamento significativo. Oggi vediamo la prima di queste tre rivoluzioni, la rivoluzione americana. Quale sarà questo cambio totale di posizione? Ovviamente, quelle che una volta erano semplici 13 colonie inglesi nel Nord America diventano uno stato, anzi 13 stati meglio, che si uniscono in una confederazione e poi in una vera e propria federazione e danno vita a quelli che sono i moderni Stati Uniti d'America. Va bene, grazie. Quindi, noi oggi cercheremo di capire come mai quelle 13 colonie inglesi, che erano appunto delle appendici, delle estensioni dell'Inghilterra, a un certo punto diventano indipendenti. La prima notazione da fare è che in realtà non erano proprio delle appendici. Come potremmo pensare noi alle colonie se facciamo riferimento al colonialismo dell'Ottocento, del Novecento, perché non erano un'espressione della volontà del governo inglese, ma spesso e volentieri erano degli insediamenti nati, sorti per volontà di privati, certo sotto il beneplacito della corona inglese, sotto la loro autorizzazione, ma non era stato il governo inglese che aveva detto andate e colonizzate. Voi vi ricorderete sicuramente, perché ve ne ho parlato, l'esperienza dei padri pellegrini, The Pilgrim Fathers, che erano partiti con la nave Mayflower ed erano andati in America, erano puritani, erano perseguitati in Inghilterra, quindi avevano deciso di cercare in America la possibilità di un mondo migliore. Erano arrivati all'inizio del Seicento in America, avevano superato con molte difficoltà il primo terribile inverno e poi avevano festeggiato con un solenne giorno del ringraziamento, Thanksgiving Day, il primo raccolto che aveva il significato della sussistenza. Quello era l'inizio del Seicento. Nel frattempo tante cose erano cambiate. E vi invito a prendere la cartina che avete a pagina 133, dove possiamo vedere qual è la situazione della colonizzazione americana all'inizio del Settecento. Vedete che ancora. Ciao Nina, stiamo facendo la rivoluzione americana. Pagina 133, cartina. Ma vedete che ci sono tre grosse aree di influenza. A sud abbiamo tutti i territori che sono controllati dalla Spagna, il Texas, la Florida, l'attuale Texas, Florida, Louisiana, New Mexico, Arizona, tutta l'America centrale. La fascia costiera atlantica, che è colorata in rosa, era invece territorio di espansione inglese. E invece la grande regione del nord dell'America, vi ricordate, si chiama Regione dei Laghi, dei Grandi Laghi. È quello che attualmente è il grande settore industriale delle automobili americane, soprattutto. Magari l'avete fatto in geografia al biennio. Era un'area di influenza francese. Che cosa succede a metà del Settecento? Dovreste ricordarvi perché l'abbiamo fatto la settimana scorsa. Benissimo, non delle guerre, ma una guerra, la guerra dei 7 anni. 1756-1763
anche l'America diventa la sede dello scontro tra queste due superpotenze economiche. In particolar modo, abbiamo detto, più la zona che qua non c'è nella cartina nord, il Quebec, il Canada. Però, in ogni caso, presenza inglese in America del Nord diventa sempre più significativa. Queste famose 13 colonie, non dovete saperle a memoria, ma le guardiamo un attimo: New Hampshire, Massachusetts, New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, West Virginia, Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia, sono espressione, abbiamo detto, di alcuni gruppi di coloni che partono dall'Inghilterra, arrivano in America e quindi spesso e volentieri dedicano il titolo del loro nuovo stato alla madre patria. Quindi nel 1607, ad esempio, sono nella tabella pagina 134, la Virginia, che è una colonia fondata per scopi commerciali, viene dedicata alla Virgin Queen, la regina Elisabetta, no? Virgin, Virginia. Nell'evoluzione, ad esempio, abbiamo ancora poi una regione che si chiama Maryland, dedicata a Maria. Abbiamo poi altri stati che invece prendono nome dai fondatori, come la Pennsylvania, lo stato di Penn, William Penn, era un quacchero, un protestante. C'era una città, tra l'altro, importante, era una colonia olandese, e quindi, essendo una colonia olandese, si chiamava Nuova Amsterdam. Nel 1664 viene conquistata dagli inglesi, che cambiano nome da Nuova Amsterdam a Nuova York. York, sapete che è una città inglese, è quella che oggi è forse una delle città più importanti del mondo, se non la più importante, New York. Quindi vedete che è una zona in fermento. Ma attenzione, torniamo un attimo sulla cartina di pagina 133. Vorrei farvi notare una cosa. Guardate le zone colorate. Sono soltanto le zone costiere. Soltanto nel Settecento inoltrato, partendo da quelle zone rosa, gli occidentali, gli europei arriveranno fino alla catena dei Monti Appalaci, che sono delle grosse montagne che si trovano più o meno all'altezza dei Grandi Laghi, quindi comunque molto a est. Solo nel pieno 800, con la seconda rivoluzione industriale, la nascita della ferrovia e la scoperta dell'oro in California, che vedete sull'Oceano Pacifico, nascerà che cosa? La famosa corsa all'oro, all'ovest, e quindi tutta l'epopea del Far West. Far West, il West, l'ovest lontano, far in inglese vuol dire lontano, l'estremo ovest, no? Solo nell'Ottocento con la ferrovia, il cavallo di ferro, come lo chiamano gli indiani, e quindi tutti i problemi con gli indiani, l'America, eccetera, eccetera, eccetera. Noi adesso stiamo parlando soltanto di 13 colonie sulla costa atlantica. Guardate un po' questo nucleo rosa rispetto al totale, è molto limitato. Oggi si parla di megalopoli atlantica, non so se l'avete fatto in geografia al biennio. Ci sono alcune zone del mondo in cui le città sono talmente importanti e vicine che è come se fossero un'unica grande città, ad esempio nel Giappone, Tokyo, Kyoto. In America abbiamo un caso con la megalopoli atlantica, c'è anche una megalopoli nel centro Europa, se ci facciamo caso, Francoforte, Milano, tutta quella fascia centrale. Londra è diventata una megalopoli anche perché ha assorbito tutte le città satellite e anche una parte della Francia del Nord. Quindi vedete che è solo una parte specifica. Quale rapporto c'era tra queste colonie e la madrepatria? Gli inglesi erano furbi, erano intelligenti, ve l'ho anticipato l'altra lezione. Quindi, se gli spagnoli e i portoghesi sfruttavano le colonie soltanto per approvvigionarsi di risorse e materie prime, gli inglesi avevano capito che la vera ricchezza di avere delle colonie
era quella di avere uno sbocco commerciale, cioè un mercato in cui vendere i propri prodotti. Vi anticipo una cosa che faremo l'anno prossimo. Noi l'anno prossimo parleremo di colonia lì. Certo. Allora, ripeto per Giulia e per chi ha bisogno. Normalmente abbiamo visto che le colonie nel 500 di Spagna e Portogallo venivano utilizzate e sfruttate per ottenere materia prima a basso costo. Non lo so, la piantagione di caffè, di tabacco, di banane, l'oro, l'argento, soprattutto l'argento. Invece gli inglesi che cosa capiscono? Che il grosso vantaggio delle colonie si ha sfruttandole come sbocco commerciale, cioè come mercato in cui vendere i prodotti finiti. E qui vi volevo fare un riferimento a un argomento che vedremo l'anno prossimo, che è appunto il colonialismo e poi l'imperialismo, è un primo argomento che di solito faccio in quinta, e citarvi un storico marxista che si chiama Hobson, se anche non ve lo ricordate fa lo stesso, che diceva che il colonialismo e l'imperialismo nascono perché il capitalismo europeo non aveva più mercati su cui vendere le merci, aveva prodotto in eccesso, non riusciva più a vendere tutto ciò che produceva e quindi aveva bisogno di nuovi mercati. Questo tipo di analisi storica è abbastanza materialista, materialistica, lo vedremo bene con Marx, e mette al centro della spiegazione dei rapporti politici, delle motivazioni economiche. Matteo? Ni, perché Matteo, ricordati quello che abbiamo detto prima, non sono emanazione del governo di Londra, sono dei privati. Sono dei privati, attenzione. Quindi come funziona il meccanismo? Adesso torniamo alle nostre 13 colonie. Il meccanismo funziona che l'Inghilterra ha un rapporto privilegiato con queste 13 colonie, quindi tutte le materie prime che vengono prodotte nelle 13 colonie vengono vendute all'Inghilterra. Però alcuni particolari prodotti, alcuni particolari manufatti che sono assolutamente necessari alle 13 colonie, non vengono prodotti in loco, cioè in America, ma vengono prodotti in Inghilterra. Esempio, ho bisogno di un paio di stivali. Cosa faccio se ho bisogno oggi nel 2021 di un paio di stivali? Li faccio nel 2021? Sì, se proprio dobbiamo essere onesti, forse Giulia apro il computer e li ordino su Amazon. No? Oppure li vado a comprare in un centro commerciale, giusto? Ok, nella migliore delle ipotesi. Ecco, cosa dovevano fare come li chiamiamo? I coloni, chiamiamoli coloni. I coloni che si trovano in America. Dovevano comprarli dall'Inghilterra. Praticamente il giro era questo. Il cuoio magari era prodotto in America, materia prima. Veniva inviato in Inghilterra, dove veniva lavorato e poi veniva riportato in America e qui venduto. Chi ci guadagna? Ovviamente i mercanti, i commercianti, gli inglesi. Ma se io, americano, dicessi: ma scusami, perché devo fare tutto questo giro di chilometri, infine, far su giù per l'Atlantico migliaia di volte? Me lo produco io e risparmio il 70% del costo di produzione, di trasporto. Sicuramente questa è una buona idea e si poteva anche fare. Però che cosa succede? Che, l'abbiamo visto l'altra volta, l'Inghilterra entra nel 1763 in una enorme crisi finanziaria, perché appunto aveva speso tantissimi soldi per vincere la guerra di 7 anni. Quindi, che cosa fanno gli inglesi? E beh, per forza devono proteggere la loro economia. E quindi i casi sono due. O metto delle tasse, oppure in qualche modo favorisco la mia economia.
Gli inglesi provano subito con la prima opzione, cioè cercano di far pagare la guerra ai coloni che si trovano in America. 1764, Sugar Act. Sono a pagina 137. Subito dopo la fine della guerra dei 7 anni, Riccardo, quindi 1763. Sono uno di fila all'altro. 1763 finisce la guerra, si accorgono che hanno un sacco di debiti. 1764, Sugar Act, adesso ve lo spiego. 1765, Stamp Act. Sono a pagina 137. Allora, che cos'è lo Sugar Act? È una legge del Parlamento che impone dei dazi molto forti a numerosi prodotti che le colonie dovevano importare dall'estero: caffè, zucchero, tessuti, vino. Sono delle tasse, delle imposte indirette, perché non sono dirette, dice tu per ogni inglese mi devi pagare il 10%, no. Sono tasse indirette come la nostra IVA. Devi pagare un tot per ogni bene che acquisti. Ci siamo? 1764, Sugar Act. Il secondo, Stamp Act, sapete che stamp in inglese vuol dire francobollo, bollo, marca da bollo, è una tassa che mette una imposta indiretta anche sui giornali, sui francobolli, sulla posta, quindi sostanzialmente sui documenti. Ecco, Stamp Act. Quindi qual è il problema? Il problema è giuridico essenzialmente, più che economico e politico. Perché se vi ricordate, noi abbiamo detto che queste colonie erano nate come iniziative private. Giusto? E quindi erano sotto l'egida della corona inglese. E vi ricordate cosa era successo nel 1688-89? In Inghilterra? No, quello è 1666? C'era stata la Glorious Revolution, giusto? E quindi si era passati da una monarchia assoluta a una monarchia costituzionale, quindi il pallino del gioco era passato al Parlamento. Fino a quel momento il Parlamento sostanzialmente aveva avuto un ruolo consultivo, cioè dava dei consigli al re, non prendeva delle decisioni. E quindi come esisteva un Parlamento inglese, esistevano anche delle forme di rappresentanza di queste 13 colonie. Ma le 13 colonie in nessun caso si sarebbero sentite sottomesse al Parlamento inglese, loro facevano riferimento soltanto a chi? Al re. E quindi nel 1764-1765 arrivano questi due scomodissimi provvedimenti economici imposti dal Parlamento inglese. La reazione delle colonie è: ma questi che cosa vogliono? Detto proprio in parole semplici, semplici. E quindi si crea uno stato di conflitto. Se girate pagina, siamo a 138. La tabella è ben fatta. Il Parlamento di Londra emana questi due interventi, questi due provvedimenti, ed è come se affermasse implicitamente la subordinazione delle colonie americane all'autorità del Parlamento inglese. E le colonie che cosa dicono? Sì, sto leggendo la tabella di pagina 138, Giulio. Cioè, il Parlamento che cosa dice? Voi colonie siete sottomesse politicamente a noi e fate quello che diciamo noi. Le colonie invece dicono: no, attenzione, noi dobbiamo la nostra fedeltà al re, non al Parlamento. E qua è il punto fondamentale. Perché
le colonie dicono di non dover fedeltà al Parlamento? Perché nel Parlamento inglese non c'è alcun rappresentante delle colonie. No taxes without representation. Ve lo dico, penso, tutte le settimane da quando abbiamo fatto la Magna Carta. Secondo la consuetudine inglese, non si possono fare nuove tasse se non concordate, già da Giovanni Senzaterra, dei baroni e compagnie cantanti. Quindi, attenzione, qua c'è un problema giuridico. Queste colonie dipendono o no dal Parlamento inglese? Il Parlamento dice di sì, le colonie dicono di no, perché non hanno rappresentanti. Qual è la conseguenza pratica? Che per il Parlamento inglese è lecito, è più che lecito, imporre nuove tasse alle colonie. Per invece le colonie americane è totalmente illecito e quindi rivendicano la loro autonomia amministrativa e fiscale. Anche perché oltre a mettere queste due tasse, c'è un secondo metodo un po' più subdolo, che è quello che vi raccontavo prima, cioè impedire lo sviluppo della manifattura locale. E capite bene che se adesso litigano con lo Sugar Act, lo Stamp Act, cosa proveranno a fare i coloni? Dicono: ma arrangiamoci, organizziamoci per conto nostro. E l'Inghilterra la smetterà di vessarci con tutte queste tasse, con tutti questi prodotti sovrapprezzati e con un cambio che a noi fa male dal punto di vista economico. Cosa fanno quindi questi coloni? Innanzitutto si uniscono, ed è significativo come al solito, quando ti unisci, quando c'è un nemico comune. Stamp Act Congress 1765, riunione di 37 delegati delle 13 colonie, e poi si arriva al gesto dimostrativo famosissimo che mi avete detto che già conoscete, che avete già sentito nominare. Nel 1773, il 16 dicembre, a Boston prendono un intero carico di tè della Compagnia delle Indie Orientali, che vale circa 10.000 sterline, e lo buttano nella baia di Boston. Fanno un bel tè dentro al mare, sostanzialmente. Quando racconto questa cosa mi chiedo sempre: chissà se il mare è diventato colorato, buttare un intero carico di tè nell'acqua salata. Probabilmente sì, sarà diventato tutto marroncino. Comunque, è un atto significativo. Se ci pensate, bruciare 10.000 sterline così in un colpo solo è un po' uno spreco. Quindi no taxation without representation, la rivolta di Boston che si chiama Boston Tea Party, Boston Tea Party, e si arriva nel 1776 poi, al 4 luglio del 1776, alla celeberrima dichiarazione di indipendenza. Ricordatevi questa data, 1776. In piedi era all'altezza di una delle torri gemelle, che sono state distrutte dall'attentato dell'11 settembre. 4 luglio è The Independence Day, la festa nazionale americana, giorno dell'indipendenza. E poi inizia una guerra, ovviamente, la guerra guidata da George Washington, che era un pessimo generale, nonché uno scarso soldato, ma era uno degli uomini politici più importanti del tempo. È passato alla storia come il grandissimo generale. In realtà era un bravo politico, ma come generale era molto scarso. Il grande generale Napoleone, sappiate. Però nella retorica americana George Washington è quasi diventato il dio in terra, no? Diventa poi il primo presidente degli Stati Uniti quando vincono la guerra. Mi sembra poi anche un altro mandato. L'altro protagonista è un avvocato, è un legale, è più un ideologo. Si chiama Thomas Jefferson, trovate tutto nella tabellina, nello specchietto di pagina 140, e di Thomas Jefferson, che diventa poi il secondo presidente degli Stati Uniti, vi invito a sottolineare la sua concezione federalista. Cosa vuol dire federalismo? Tanti stati o tante regioni autonome che si uniscono tra di loro per alcune questioni. Vi invito a sottolineare nello specchietto marrone, divenuto presidente nel 1800, sostenne la tesi secondo cui all'interno della nuova repubblica il potere centrale doveva avere un'autorità estremamente ristretta, quindi non intervenire sui singoli stati,
perché la maggior parte dei casi politici doveva essere risolto all'interno degli stati stessi. È il motivo per cui ancora oggi negli Stati Uniti in alcuni stati c'è la pena di morte, in altri no, perché sono Stati Uniti d'America, sono una federazione, non sono un unico stato. Poi approfondiamo questo argomento. Sì? Sì, no taxation without representation, cioè se io non sono dentro al Parlamento con i miei rappresentanti e non ho voce in capitolo sulle decisioni da prendere, allora io non pago nessuna tassa. Cosa dicevano i coloni? Fateci entrare in Parlamento inglese, ne discutiamo insieme e poi vediamo se è il caso di metterci in tassa. Magari poi l'avrebbero anche accettata le tasse, e loro volevano una rappresentanza politica. Ho risposto? Perfetto. Vi sottolineo un aspetto ancora. Non tutti gli americani a tutti i costi, anzi i coloni, perché non sono ancora americani, volevano la secessione dall'Inghilterra, e anzi c'erano molti lealisti, cioè persone che erano leali al sovrano, e questi lealisti combatterono anche contro i rivoluzionari, contro i secessionisti. Quindi la rivoluzione americana, che noi siamo abituati a considerare come una grande epopea di libertà, di indipendenza delle colonie, in realtà fu anche una profonda guerra civile tra coloni e colonie. Che cosa succede quindi? Scoppia la guerra e vincono le colonie. Vi faccio già uno spoiler sulla fine. E voi mi direte, ma com'è possibile che 13 colonie, sì, importanti, ma limitate, riescano a sconfiggere la più grande potenza economica di quel periodo? Provate a dirmi voi, secondo voi, quali sono i motivi che permettono la vittoria delle colonie? La crisi economica, sì, è vero, contribuisce certamente. Il fatto che avessero molte risorse sicuramente contribuisce, è vero, però non era l'unica fonte di risorse. Se ci pensi, Gabriele, avevano anche tutto il controllo delle Indie orientali, l'India, il commercio con l'Asia era ricchissimo, fruttava delle somme enormi, quindi non era un problema quello. Comunque sì, un po' la crisi economica indebolisce, ma in realtà sono altri due fattori decisivi. Brava Martina, sei sulla strada giusta, si allena con qualcuno, con chi? La Francia, soprattutto la Francia, esatto. Cioè tutte le altre potenze europee, piuttosto che lasciare all'Inghilterra un attimo di pace, ovviamente dopo la guerra dei sette anni si allenano con gli americani contro gli inglesi, ma è ovvio, no? Quando una potenza diventa troppo forte, tutti gli altri le si rivoltano contro. È la stessa cosa che succederà a Napoleone. A un certo punto Napoleone avrà un impero enorme che occupa quasi tutta l'Europa centrale e tutte le potenze si allenano contro Napoleone. Quindi questo poveretto, che era un grandissimo generale, ma si trova contro in un colpo solo la Prussia, la Russia, l'Austria, l'Inghilterra. Cioè, capite bene che diventa anche difficile sperare di vincere. E c'è mancato poco che vincesse, per dirvi quanto era bravo. Lui perde poi a Waterloo la battaglia decisiva. Secondo alcuni storici, adesso ho aperto la parentesi su Napoleone, ma perdonatemi, però è affascinante. Lui perde perché erano morti tutti i suoi migliori generali. Quindi dopo che scappa dall'isola d'Elba e fa i famosi 100 giorni, ricostruisce l'esercito, ma nel mezzo del tripudio di tutti i francesi, ma non ha più i grandi generali che aveva avuto nella sua prima fase di governo, quindi ha una struttura indebolita. A Waterloo questo pesa e perde anche per colpa dei suoi collaboratori. Comunque, chiusa parentesi, tornando a noi, è un corso di corso della storia, come direbbe Vico, Giambattista Vico, filosofo napoletano, cioè la storia tende a ripetersi, quando uno diventa troppo forte tutti gli altri gli si allenano contro. E tutti si allenano contro l'Inghilterra in questa guerra contro le colonie, ovviamente. Certo, c'è ancora un elemento che non teniamo mai in considerazione, ma che non dobbiamo dare per scontato. Siamo nel Settecento, non abbiamo i mezzi di comunicazione di oggi, i mezzi di trasporto di oggi, l'aereo. Dove si combatte? Non tanto, perché c'è l'Atlantico, è difficile combattere in mare.
Via terra, sicuramente. Dove? Sul suolo americano, benissimo. Ottimo, innanzitutto gli americani conoscono il territorio e due, gli inglesi devono farsi anche la trasferta, quindi per dirla con una metafora calcistica, gli americani giocano in casa. È molto più semplice ottenere un'indipendenza piuttosto che andare a imporre con la forza in trasferta una sudditanza. È chiaro il meccanismo? Allora, la guerra va avanti abbastanza, eh. Se non ricordo male, va avanti fino al 1782. Aspetta che controllo. Allora, 83? Comunque va avanti fino ai primi anni 80 addirittura, quindi è molto lunga. Non è una guerra che dura pochi anni, però che cosa succede? Che poco per volta, quando diventa chiaro, fino all'83, sì, quando diventa chiaro che gli inglesi sarebbero stati sconfitti perché è solo questione di tempo. Questi stati, queste 13 colonie, in parallelo con la guerra, quindi mentre ancora si combatteva, cominciano a darsi una organizzazione. E che tipo di organizzazione si danno? Allora, decidono, come abbiamo detto prima con Jefferson, di diventare una federazione. Però c'è un passaggio di mezzo. Allora, dobbiamo qui introdurre la differenza tra due termini, tra federazione e confederazione, che sembrano la stessa cosa, ma non lo sono. Grazie. Allora, dicevamo, sono a pagina 143 se volete seguire sul libro. In una confederazione, il potere centrale è debole e leggero e i singoli stati mantengono la loro sovranità. Cosa vuol dire? Che un cittadino è prima di tutto cittadino di quello stato e non cittadino della federazione. Mi sapete fare un esempio di confederazione? Attuale. Bravissimo Gabriele, Europa. Noi siamo italiani in primis e poi anche europei forse. Allora, una confederazione è un insieme di stati che si organizzano. In realtà, ad essere precisi, l'Unione Europea non è propriamente una confederazione, però più o meno è per capire. Cioè, un insieme di stati che hanno una politica comune, ma debolissima, nel senso che non si possono imporre sulle singole autorità nazionali. L'Unione Europea è un po' un ibrido. Stiamo andando verso gli Stati Uniti d'Europa, ma il processo è avversato, è molto lento e se funzionerà ci vorranno comunque dei decenni per portarlo a termine. Rispetto però alla metà del XX secolo, quando ci faceva una guerra tra noi europei, forse stiamo migliorando. Comunque, chiusa la parentesi, diversa invece è una federazione, dove l'autorità centrale si può imporre sui singoli stati. È uno stato vero e proprio. Benché rispetto a uno stato normale, i singoli stati mantengono la loro autonomia. Quindi gli Stati Uniti oggi sono una federazione. Cosa vuol dire? Che c'è la Federal Reserve, la banca centrale, c'è l'FBI, la Federal Bureau Investigation, c'è la CIA, che sono i grandi organi politici extra statali. Ma poi ogni singolo Stato, ad esempio, può decidere sulla pena di morte in maniera autonoma. Ogni Stato elegge i suoi senatori, i suoi rappresentanti, e questo poi comporta l'elezione del Presidente degli Stati Uniti. Una federazione. Come viene organizzata questa federazione? Pagina 144, secondo i criteri suggeriti da Montesquieu, ve lo ricordate, questo importantissimo illuminista, l'esprit de loi, la suddivisione dei poteri. Potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario devono essere tra loro distinti. Il potere esecutivo viene affidato nelle mani di un presidente, il presidente degli Stati Uniti d'America. Il potere legislativo viene dato al Congresso, che è diviso in Camera e Senato. Se ci pensate, ancora oggi è così, eh?
Perché dicevano l'altro ieri che era fondamentale vedere il risultato degli ultimi scrutini, mi sembra, in Georgia? Perché bisognava capire se Biden, democratico, avrebbe avuto la maggioranza anche in Senato. Perché un presidente degli Stati Uniti, democratico, che però non ha la maggioranza al Senato, e quindi c'è una maggioranza repubblicana, sapete che i due grandi partiti sono democratici e repubblicani. Se il presidente è democratico, ma il congresso repubblicano, capite che è un presidente zoppo. Perché è uscito tutto quel caos l'altro giorno? Anche perché sono usciti i risultati e Biden è risultato vincitore su tutto il fronte, quindi ha anche la maggioranza del congresso. Quindi potere legislativo e potere esecutivo in questo momento sono nelle mani dei democratici. Sapete che il presidente degli Stati Uniti dura in carica 4 anni, ma a metà del mandato c'è il midterm election. E cambiano anche un po' gli equilibri di potere all'interno del Congresso. Quindi potere legislativo. Il potere giudiziario è dato invece dalla Corte Suprema, che è un altro organo, quindi vedete, tutto diviso secondo i principi illuministi. La Costituzione americana, Dichiarazione di Indipendenza, porta poi la Costituzione americana, che è un altro documento, è la prima Costituzione al mondo ispirata ai principi illuministi. E se vi ricordate, c'è anche un bel film a riguardo, viene lasciata a ogni cittadino, a ogni individuo, la possibilità di dedicarsi alla ricerca della felicità, concetto prettamente illuminista, la libertà individuale, la possibilità di cercare la miglior condizione possibile su questa terra. Vedremo che la rivoluzione americana e il modello della Costituzione americana saranno la base anche della imminente, perché alla fine sono 17 anni di distanza, rivoluzione francese del 1789, che sarà uno dei prossimi episodi che vedremo.